Noi davamo la paghetta ai genitori, forse il genitore danno la paghetta in fitto. E stanno a cena qua andando, che c'è, sono tutta la signora, piano cilio, per la domanda, ma insieme alla consiglia della mamma, povera di 80 anni, c'è il diritto di scuola a questa età. Stiamo con mamma e padre, perché non sono con me. Amici del web, al Laboratorio delle Arti, direttamente da Canale 5, Italia 1, Colorado Café, Zelig, Nando Variale. Grazie. Buonasera. Buonasera. Si è dimenticato anche altre cose ancora. Ma sì, chi più ne ha più ne mette. Si scherza. La gente poco interessa questa, la gente interessa la verità, il divertimento puro, sano, al di là di quello che uno abbia fatto in televisione. Alla fine io dico che sul palco uno deve cercare di dare emozioni e dare un momento di sano divertimento, non volgare, e al di là delle cose, insomma, quello che hai fatto e quello che farai. Quello che dai tu sempre, ovviamente, ci fai sempre divertire, questa Grazie. Sera ci hai fatto divertire ancora con il tuo pezzo di cabaret. È una giornata molto particolare questa sera, è la giornata della disabilità qui a Monte di Procida. Secondo te che cosa si può fare per rendere più facile la vita di queste persone che è abbastanza difficile? Io penso che questo è già un esempio di come si può dare un momento di integrazione. Certamente queste persone servono anche altre cose, però io nel mio piccolo come artista io mi rendo sempre disponibile per queste cose. Però vorrei che poi non venissero, diciamo, strumentalizzate, perché a volte si fanno delle cose, vabbè, non per la disabilità, anche per altre cose dove mi arrabbio, che a volte si fa beneficenza a certi livelli dove poi entrano certi meccanismi, dove poi chiamano, ci sono sempre degli artisti di grido, di nome, e molte volte ho la strana sensazione che si faccia più per apparire, per un senso di buonismo, che per far vedere che uno fa quello. Invece, secondo me, la beneficenza è quella che faceva Totò, che non so sapeva. Queste persone hanno una grande umanità, una grande intelligenza, persone che riescono anche a fare cose molto più di persone, diciamo, cosiddette tra virgolette normali, perché abbiamo anche dei parametri di questa normalità e dell'anormalità. Che significa? Poi si dice le persone normali, sono persone normalissime che hanno un cuore, hanno voglia di amare, di fare, la creatività, la fantasia. E secondo me le istituzioni potrebbero fare di più per queste persone, che secondo me non hanno ancora raggiunto questo benessere, diciamo, sociale. Parliamo di teatro, prossimi progetti artistici. Io ho lo spettacolo nuovo che andrò a debuttare in un teatro napoletano, stiamo ancora vagliando la possibilità, e poi si fanno le serate in giro, insomma. Queste, insomma. E noi ti seguiremo come sempre, perché Grazie. Ti apprezziamo. Va bene, alla prossima. A chi dobbiamo salutare? Sicuramente i montesi d'America e quelli sparsi in tutto il mondo, che ne sono tantissimi. Allora diamo un saluto affettuoso ai montesi d'America e quelli di tutto il mondo, sperando che marittimi, tutti quanti. A tutti quanti, che sperando che ci stanno ascoltando e sperando di aver potuto fare qualcosa per loro.